Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il venerdì, un'altra settimana, venerdì 14 di maggio del 2021. Noi siamo qui per leggere la parola del Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano e insieme stiamo leggendo la parola di Dio. Siamo già arrivati al capitolo 28 di Deuteronomio. Infatti quest'oggi noi leggeremo questo intero capitolo. Capitolo molto importante, e ti do già ora, per grazia, per fede, secondo la volontà sovrana di Dio, l'appuntamento per lunedì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore, sempre qui a mezzogiorno, e dopo mezzogiorno, quando vuoi e dove vuoi, ascolta, leggi, medita e soprattutto pratica la parola del Signore. Parola di Dio, Deuteronomio capitolo 28. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue mucche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e sarai benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà la benedizione che verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore tuo Dio ti colmerà di beni, moltiplicherà il tuo frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, il frutto della terra, nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Il Signore ti metterà la testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbiderai ai comandamenti del Signore tuo Dio, che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non dividerai né a destra, non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi ti comando, per andare dietro a altri dei per servirli, ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, tutte le sue vie e leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compieranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno i tuoi panieri e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo seno e frutto della tua terra. Maledetti e i parti delle tue mucche e delle tue pecore. Sarai maledetto al tuo entrare e sarai maledetto al tuo uscire. Il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa che tu in cui metterai la mano e farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a causa della malvagità delle tue azioni per la quale mi avrai abbandonato. Il Signore farà sì che la peste si attaccherà a te finché essa ti abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà di deperimento, di febbre, di infiammazione, di arsura,
di aridità, di carbonchio e di ruggine che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Al posto della pioggia il Signore manderà sul tuo paese sabbia e polvere che cadranno su di te dal cielo finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, uscirai contro di loro per una via e per sette vie fuggirai davanti a loro e sarete ripugnanti per tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. Il Signore ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi e con la rogna e con la tigna da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale. E andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai continuamente oppresso e spogliato e nessuno ti soccorrerà. Ti fidanzerai con una donna e un altro si coricherà con lei. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne godrai il frutto. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici e non vi sarà che ti soccorra. I tuoi figli e le tue figlie saranno dati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e ti consumeranno per il tuo continuo rimpianto e la tua mano sarà senza forza. Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica e sarai continuamente oppresso e schiacciato. Sarai fuori di te per le cose che vedrai con i tuoi occhi. Il Signore ti colpirà sulle ginocchia e sulle cose, le cosce con un'ulcera maligna dalla quale non potrai guarire, ti colpirà dalle piante dei piedi alla sommità del capo. Il Signore farà andare te e il re che avrai costituito sopra di te verso una nazione che né tu né i tuoi padri avrete conosciuto. Lì servirai dei stranieri, il legno e la pietra, e diventerai oggetto di stupore, di scarno, sarcasmo e di ironia per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la cavalletta la divorerà. Pianterai vigne e coltiverai, ma non berrai vino né coglierai l'uva, perché il verme le roderà. Avrai degli ulivi in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai d'olio, perché i tuoi ulivi perderanno il loro frutto. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in schiavitù. Tutti i tuoi alberi e il frutto della terra saranno preda della cavalletta. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto, al di sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui. Egli sarà la testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu non sia distrutto, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandamenti e le leggi che Egli ti ha dato. Esse saranno per te e per i tuoi discendenti come un segno e come un prodigio per sempre, per non avere servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa. Servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa, ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Il Signore farà muovere contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione pari all'aquila che vola, una nazione della quale non capirai la lingua,
una nazione dall'aspetto minaccioso che non avrà il riguardo per il vecchio né per il bambino, che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra finché sia distrutto e non ti lascerà frumento né mosto né olio né i parti delle tue mucche e delle tue pecore finché ti abbia fatto perire. Ti assedirà in tutte le città finché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle quali avrai risposto la tua fiducia. Essa ti assedierà in tutte le città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato. E durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il Signore e tuo Dio ti avrà dato. L'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno e i figli che ancora gli rimangono, non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio e nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. La donna più delicata e raffinata tra di voi, che non avrebbe osato posare la pianta del piede in terra, tanto si sentiva delicata e raffinata, guarderà con occhio maligno il marito che si riposa sul suo seno, suo figlio e sua figlia, per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che metterà al mondo, perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico nelle tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso, tremendo del Signore tuo Dio, il Signore renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e i tuoi discendenti. Piaghe grandi e persistenti, malattie maligne e persistenti. Farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto davanti alle quali tu tremavi ed essi si attaccheranno a te. Anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, il Signore le farà venire su di te finché tu sia distrutto. Voi rimarrete soltanto in pochi dopo essere state numerose come le stelle del cielo, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio. E avverrà che come il Signore prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale vai a prendere possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli da un'estremità della terra fino all'altra e la servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, legno e la pietra. Fra quelle nazioni non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. La tua vita ti starà davanti come sospesa. Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai, fosse pur sera, e la sera dirai, fosse pur mattina, a causa dello spavento che ti riempirà il cuore e a causa delle cose che vedrai con i tuoi occhi. Il Signore ti farà tornare in Egitto su delle navi, ripercorrendo la via della quale ti avevo detto, non la rivedrai più. Là vi offrirete in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma mancherà il compratore. Parola del Signore. Oggi noi possiamo scegliere benedizione o benedizione. Maledizione o benedizione? Dio ha dato una scelta e noi sappiamo quando noi leggiamo e continueremo a leggere la storia di Israele, Israele aveva scelto la maledizione perché non ha ubbidito la voce di Dio. Soltanto una piccola rimanenza
è rimasta. Però questo è storia per un prossimo capitolo della lettura della parola del nostro Signore. Che Dio ti possa benedire e che tu possa rimanere sempre fedele alla sua parola nel nome di Gesù.